Io vi chiedo scusa perché nei giorni scorsi, nei vlog scorsi, ho avuto dei problemi qua a casa e la porta era dritta e ora è storta. Si vede? Sì, perfetto! Bene ragazzi, video di sabato e quindi arriva un nuovo vlog. Esatto ragazzi, quindi in questo vlog non c'è troppissimo da dire, non ci sono troppe cose da raccontare e chissà quanto importanti, ok, però qualcosa di cui parlare comunque lo si trova sempre, perché ormai sabato deve uscire il vlog, non voglio mancarlo. C'è un Actimel, come al solito, non è un prodotto piazzamento, però Actimel, azienda che fa gli Actimel. Non ho idea di come tu ti chiami, ti chiamerai Actimel SPA, noi facciamo le cose buone perché sono troppo buoni. Tu, proprio questo è il nome. Se mi vuoi pagare, io li faccio vedere in video. Cioè, è da 6 anni che sto su YouTube e parlo degli Actimel, non mi hai mai mandato un euro, bastardi, figli di puttana, dovete bruciare, bruciare vivi all'inferno. Voi, il vostro cane, vostra madre, vostra nonna, vostro... Cosa è accaduto in settimana? E partiamo come al solito con il resoconto settimanale sul che cosa è accaduto. È continuato il Let's Play di Cube ed è finito perché ieri ho caricato la parte finale, quindi ieri il Let's Play è finito e intanto, come avete potuto vedere, con il mio incredibile tempismo sono riuscito a farne cominciare un altro senza quindi lasciare spazi buchi e quindi abbiamo incominciato Alice Mare, Alice Mare. La merda di Alice, chiamatelo un po' come volete, comunque è un gioco carino, molto carino. Io l'ho finito, faccio io di fare i video ho finito. È molto figo, la trama è di quelle mindfuck tipiche dei giochi horror fatti con RPG Maker. Anche questo non avrà molte parti, un po' come Cube, ne avrà 5, 6, una cosa del genere. È figo, quindi me lo avete regalato voi, me lo ha regalato Alessia, quindi grazie Alessia. Questa settimana vi ho caricato anche il video sulla demo di Dragon Ball Unreal, cioè quel Dragon Ball con la grafica fotorealistica e porca puttana. Il giorno stesso che io ho caricato il video, il giorno stesso che io ho caricato il video, quindi io la sera, quando ho caricato? Il 23 gennaio, la sera del 22 gennaio io ho fatto il video e ho detto ok, lo faccio e lo carico subito domani, così che lo metto subito e non credo che nessuno in Italia l'abbia portato, quindi che bello, è una cosa che ho fatto solo io. Così almeno, più, se no più aspetto tempo, più c'è la probabilità che qualcuno se ne accorga in Italia che esiste e porti anche lui il video. Quindi lo faccio stasera, lo metto domani, il 23 alle ore 16 ho messo il video, il 23, il giorno stesso in cui ho messo il video, è uscita la nuova demo con molta più roba, molti più personaggi, molte più mappe, molti più effetti speciali, fatta molto meglio, porca... E poi ho caricato anche una YouTube Puppe che è stata fatta dal buon Jox Virtual e è una Puppe fantastica, una delle più belle che io abbia mai visto, quindi grazie ancora Jox. Grazie anche ragazzi in generale per il supporto che state dando a ogni serie che sto facendo perché vi stanno piacendo veramente veramente tanto tutte le serie che sto facendo, le visite sono tante, i mi piaci sono tantissimi, i mi piaci ho detto, i mi piace sono tantissimi, quindi grazie anche al supporto che state dando a tutte le live su Twitch, ogni live siete in tantissimi, ci divertiamo come pazzi, quindi di cuore grazie mille, grazie. Parliamo di cosa parliamo in questo vlog? Dato che non ci sono dei particolari argomenti legati alla settimana, parliamo di una cosa in generale, di un argomento in generale. Questo argomento in generale è che si lega anche ad Alice Mare, dato che ha 7-8 finali diversi, è appunto l'argomento dei finali alternativi, finali diversi, delle scelte che si devono fare nei videogiochi che comportano le scelte, appunto. Quindi Alice Mare, Walking Dead, sì, Stranger Things, Life is Strange. Il bello di questi giochi è che ti permettono di scegliere, ok? Quindi a meno che tu non sia una persona a cui piacciono tantissimo le cose lineari, quindi che ne so, giochi a... Non so, Call of Duty che è linea. Ora, oddio, non lo so se ci sono delle scelte. Forse sì, negli ultimi sì, che palle. Giochi a che ne so, Scooby-Doo e la notte dei 100 spaventi. Ok, credo che quel gioco non avesse scelte. Beh, avete sentito anche voi? Vi giuro che non era una scorreggia, è qualcuno che ha mosso una sedia in una maniera fortissima. Chi? Quindi a meno che non odiate a prescindere i giochi dove si possono compiere delle scelte perché vi piace avere un percorso da seguire, punto, che è lecito ed è possibilissimo, vi sono poi quei giochi che vi permettono appunto di compiere quelle scelte, quindi a meno che non li odiate, li giocate. E qual è il bello di giocare quei giochi che vi permettono di compiere delle scelte?
compiere le scelte. Ma compiere le scelte che cosa significa? Quello che molti infatti non capiscono, cioè oddio, io non sono un portatore di verità, quindi quello che dico, anche se ho il cappuccio da messia e sono un sacco figo, yo, non è la verità assoluta, però è quello che ragionevolmente si possa pensare, ovvero... Se un gioco ti permette di compiere delle scelte, le scelte che devi compiere sono le scelte che tu compieresti al posto del protagonista che compie quella scelta. Quello che invece mi sento dire troppo spesso è: Diddo, avresti dovuto compiere quell'altra scelta, così arrivavi al finale buono. Tua mamma è il finale buono. Tua mamma. Il bello dei giochi dove si devono compiere delle scelte è appunto che voi vi immedesimate nel personaggio e nel momento in cui deve compiere una scelta voi dite: ok, che cosa farei io nella sua situazione al suo posto? Che cosa farei io, in questo caso io Jordi Pasquali? Se tu ti chiami Marco Padella Cazzi, dici: io Marco Padella Cazzi, che cosa farei io al posto del personaggio in questo contesto? E lì compi la tua scelta, la compi in base a ciò che faresti tu nella vita reale se fossi al posto del personaggio. Prendiamo l'esempio più classico che potete anche trovare sul mio canale, ovvero Walking Dead. Walking Dead è... Prima che me lo chiediate, sì, porterò la stagione 3, ve l'ho già detto, ma aspetto che esca la traduzione in italiano, così che non devo tradurre ogni singolo dialogo e non devo mettere in pausa il gioco ogni secondo per tradurre ogni dialogo. Prendiamo quindi The Walking Dead. Sto inventando. C'è un momento in cui Clemmy deve scegliere fra salvare Lee e salvare Kenny, ok? Non mi ricordo se c'è una cosa del genere. Ora vi giuro che lo sto inventando. Se c'è davvero è un caso, perché vi giuro che non me lo ricordo. Deve scegliere. Voi siete Clemmy e davanti a voi ci sono qua Lee e qua Kenny, ok? E sono entrambi attaccati dagli zombie. Tu sei Clemmy, hai una pallottola in mano e devi scegliere a quale dei due zombie sparare. O a quello per salvare Kenny, oppure spari allo zombie che sta per attaccare lì e salvi lì. Quale dei due scegli? Diddo, io scelgo quello che mi fa avere il finale buono. Io ti strappo le ginocchia. Il bello di compiere questa scelta è dato da due cose. La prima, come ho detto prima, ti metti al posto di Clemmy, di Clementine, e scegli se salvare Kenny o se salvare lì, in base a chi ti sta più simpatico, in base a chi è più divertente per te, a chi vuoi più bene, a chi è stato più vicino a te durante il gioco, a quello a cui ti sei affezionato di più, per qualunque criterio, ma lo scegli tu, ok? Che ne so, Kenny mi sta simpatico perché è sempre stato buono nei miei confronti, però lì anche lui è stato gentile, però Kenny mi sta un po' più simpatico, scelgo Kenny. È una scelta che fai tu. Secondo punto, quando c'è un timer per queste scelte, che ne so, tu, Clementine, devi scegliere se salvare Kenny o se salvare Lee entro 30 secondi, se no muoiono entrambi. Quindi tu hai fretta, quindi tu devi scegliere. A quel punto cosa fai? Fai la scelta più istintiva. E la scelta più istintiva è esattamente quella che faresti tu nella vita reale se ti trovassi nella situazione di Clementine e avessi quei pochi secondi per fare questa scelta. Invece, cosa mi ritrovo nei commenti a volte? Cosa mi vedo scrivere? Mi vedo scrivere: no, hai sbagliato. Tu, che ne so, poniamo che io sparo allo zombie che sta per uccidere Kenny e salvo Kenny, ok? Sapete che io ho sempre avuto una simpatia gigante per Kenny. Poniamo l'esempio di Kenny. Io sparo allo zombie che sta per uccidere Kenny e salvo Kenny. Nei commenti mi trovo scritto da un botto di gente: no, hai sbagliato, perché se salvavi lì, quindi facendo morire Kenny, se salvavi lì, avevi il finale buono. Ma allora a cosa serve darvi la possibilità di scegliere? A cosa serve permettervi di scegliere chi vive e chi muore, chi salvare e chi non salvare? A chi dare l'ultimo pezzo di pane rimasto per non morire di fame e a chi far morire di fame? A chi prestare il vibratore e a chi dare solo una forchetta? È importante, non potete liquidare ogni scelta che fate con... Aspetta, andiamo a vedere su Google qual è quello che mi dà il finale buono. Ah, devo salvare lì per avere il finale buono. Salviamo lì.
E questa cosa, ragazzi, mi fa impazzire perché ogni volta poi mi trovo nei commenti queste persone che non hanno capito come funzionano i giochi a scelte. Non hanno, loro pensano che sia un test in cui tu devi arrivare al finale buono per forza, altrimenti è game over, tipo. Queste persone purtroppo non è che sono stupide, è che non hanno capito com'è che funziona il gioco. E purtroppo me ne ritrovo a volte, mi dico, no Dido, è sbagliato, devi fare quello per avere il finale buono. Frega un cazzo del finale buono. E basta, niente, è una cosa di cui volevo parlare perché non volevo più vedere i commenti che dicevano, ma Dido, se fai così hai il finale cattivo. E basta, ragazzi. Quindi, ci vediamo nel prossimo vlog, nel prossimo video che sarà domani. E niente, ci vediamo nella prossimo, nel, pro, nel, nel prossimo video, nella prossima live, nel prossimo qualunque cosa sarà. Lasciate mi piace un commento e niente, stavo facendo la outro vecchia. L'altra vecchia che se ne frega. Oggi ho la Leo Crema e vaffanculo alle outro vecchie.